Dopo essere stato a Cortina come guest star del Cinepanettone, Emanuele ha raggiunto l'azienda zootecnica di Renzo a Rumo, in provincia di Trento. Nella sua giornata da apprendista ha avuto la possibilità di imparare i segreti del mestiere. Oggi inizia per lui il primo giorno di lavoro vero, in cui non potrà avvalersi di nessun aiuto, nessun privilegio. Renzo! Ciao Emanuele! Come stai? Sei alzato? Sono alzato, mi sono alzato. Ho fatto fatica? Ho fatto fatica. Mi sono addormentato sul comodino. Ti abbiamo aspettato tutta la sera. Mi sono addormentato sul comodino. No, sei di parola. Vado a cambiarmi, arrivo subito. Mi stiamo a mungere. Ok. Sì. Oggi ti faccio fare un'altra cosa. Invece di mungere in sala mungitura, mungiamo questo animale qua a mano. Lei è la mamma del vitellino. Sì. Attento dove metti i piedi dello sgabello. Due getti, normale, come si fa di solito anche dentro. Sì. Ora, anziché attaccare le tettarelle, prendi il secchio e lo metti qua così. Dai, provaci te adesso. E Renzo mi ha messo la mucca lì davanti e mi ha detto adesso la mungi a mano. Lei. Non è che mi tira dei calci adesso. No. Così? Sì. Allora mi sono seduto sullo sgabello e ho provato di mungere. Beh, bella sensazione perché già faceva freddo toccare queste mammelle un po' calde. No, non esce. Ecco, ecco. Aspetta, mi devo avvicinare. Ecco. Come mai ieri eri capace oggi? Ecco, lasciami prendere confidenza. Se è possibile prima che... Vabbè, è la prima volta che lo faccio. Se non muoia di fame il vitellino mentre ti aspetta. Lascia perdere, però oggi lo pungo io, altrimenti. No, la mungo, però no, devo lavare le mani. Vai a lavarti le mani, intanto pungo io. Però non ho visto che per terra c'erano i buchi per far passare la cacca e il mio sgabello si è preso lì dentro, sono caduto, mani completamente nella merda, sono caduto nella cacca. Ecco, sono pulito. Ci sei? Vuoi continuare? Sì. Bravo, vedo che migliori, bravo. È abbastanza, dai. C'è anche la schiuma. Hai fatto bene. Bravo, mungitore, fa la schiuma. Sei migliorato molto. Prendi lo sgabello, lo portiamo di là, lo metti nel biberone e glielo dai al vitellino. Okay. E oggi l'ho fatto mungere a mano, ieri si è sbagliato, oggi si è ribaltato. Is it getting better? Lino, si mangia. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say won't love. Finito che andate a mangiare al mio tornato. Bravo. Lino. Facciamo come. Sai che mi faceva tenerezza. Credo che mi mancherà più lui di te quando partirò. E oggi hanno fatto molto latte, eh? Ah, sì. Vuol dire che le abbiamo trattate bene questi ultimi giorni. Ecco. Ok. Li portiamo in macchina. Si mette sempre un bel po' a capire le cose. Sì, però dopo le faccio bene. Meno male. Ok, adesso li carichiamo, no? Sì. Eri più arzillo ieri. Stamattina sei un po' fiacco, mi sembra. È la stanchezza. No? Guido io? Sì, direi. Adesso portiamo il latte. Il caseificio, ti faccio vedere io. E lì due volte al giorno porti il latte. Okay. Buongiorno. Come va? Bene, tutto bene. Bene. E adesso? Ok, adesso lo mettiamo in caldaia. Ma mi fai vedere? Fa vedere lui, dai. Grazie. Vai. Zio.
Renzo mi ha fatto, dopo la mungitura, caricare e scaricare i bidoni di latte. Solo a pensare che un bidone sono 35 litri. Poi una soddisfazione c'è, sono arrivato qua e ho visto cosa succedeva dopo la mungitura e cosa facevano col latte. E sono ancora più soddisfatto che l'anno prossimo qua ci sarà il mio formaggio. Allora adesso facciamo come ieri la pulizia. Va bene. E apriamo un cancello. Ok, come, me la metti in moto? È meglio che sto lavoro qua lo fai con la carriola. Se lì la carriola... Ah, ci sono tonnellate di cacca lì dentro. Mi dispiace, non mi fido a farti andare con questa qua perché poi se ti fai male... Ma neanche piano? No, ma guarda dai. Per oggi lo facciamo così, dai. Ne fanno di più quando ci sei te, mi sa. E quando hai la carriola piena mi chiami. Va bene. Ti faccio vedere dove devi scaricarla. Vieni che ti faccio vedere. Come lo togli il filo? Con le mani. Non c'è elettricità? No, sta tranquillo. Toccavo prima. Che c'è? No! Ho visto! Non prendermi per il culo! Torno! Bene! Però... Noi di solito la buttiamo giù invece che in su, perché ci fa meno fatica. Ma no? A me piace faticare. Ah, ho visto. Vieni adesso che andiamo, che è arrivato il veterinario. È arrivato il veterinario per... Lui spiegava per capire se la mucca era in calore. Però io non mi immaginavo tutto questo. Se vediamo se effettivamente è in calore, la bovina. Allora, sì, la coda un attimo, Lorenzo. No, tienila te, Emanuele. Si è messo un guanto, lui si mette un guanto... alto perché tanto spruzzerà un po'. Attenzione che... Attenzione ai calci. Ah, dai dei calci. Scusa, tieni la coda un attimo. Prendi questa piega qua. Tira forte qua. No, ma... Senza paura. Ok, ma perché devi tirare qua? Perché così, in modo che tenga la mia sta più calma. E ho visto iniziare. Poi è entrato con tutta la mano e il braccio dentro, togliendo la cacca per arrivare in fondo per vedere... Era in calore, io non riesco a fare. No, vuoi provare? No, ognuno ha il suo mestiere. Io sto ancora cercando il mio, ma sì, ci vuole un po'. È meglio che la lasci andare allora. Abbiamo finito, sì. No, bravo, coraggioso. Quando ho visto Manuel Nastaro ho pensato, insomma, una persona, una certa fama, una certa popolarità, che viene a fare questi lavori, abbastanza un po' strano. Per la prima volta abbastanza. Bravo, non tutti riescono a tenermi la coda e tenere la bovina, che ho paura. Ovviamente penso abbia fatto uno sforzo abbastanza grande, anche nel vedere certe manualità che per la gente che non è abituata a vedere sicuramente non è facile, insomma. Ok. Questo non è niente. Andiamo. Questo non è la parte più bella della veterinaria. Senti. La giornata di lavoro di Emanuele è arrivata al termine. Ha potuto vivere l'esperienza di un alpeggio del Trentino. Chissà cosa pensa Renzo del principiante. Allora. Io non so come fate tutti i giorni, sveglia alle 5, 4 e mezza. 4 e mezza, Poi la sera vai a letto alle 2. Qualche volta, ma te non vieni? Ma mai non sei venuto? Io, ma perché non ce la faccio? Ma non hai il fisico. Non ce la faccio. Non hai il fisico del contadino. Poi il freddo. Non bisogna pensare al freddo. Non bisogna pensare. Lavorare in fretta. Tu come fai a lavorare col freddo? Così. Si lavora più veloce, vai, ti scaldi. Così. Questa è la risposta. Questa è la risposta. Sì. Più veloce vai, più ti scaldi. Allora, dimmi. Ora. Come sono stato? Dai. Pensavo peggio, veramente, Te la sei cavata discretamente bene, hai fatto tutto quello che ti ho chiesto di fare, quindi penso che più bene di così non potevi andare, dai. Faccio parte del gruppo o no? Sì, adesso? Dai, lo teniamo tra di noi. Sì? Ok, dai.
Dai, brindiamo allora. Salute, evviva. Grazie. Evviva. È stata una bellissima esperienza lavorare in questa azienda zootecnica. Ho per la prima volta visto veramente il lavoro che queste persone fanno quotidianamente. Renzo è una persona veramente squisita, gentilissima, perché il lavoro lo fa col cuore, con l'anima, con molta dedizione, e vedo come fa questa cosa e che passione mette in questo lavoro. Essere anche a contatto di animali per 3 giorni è stato molto molto bello, ma l'accoglienza della gente, sono arrivati bambini con delle fisarmoniche a suonare quando lavoravo, ci hanno portato torte, salami. È stata un'esperienza che rimarrà, credo, per tanto tempo nel mio cuore, e voglio ringraziare Renzo per quello che mi ha fatto fare. Oh, dopo dobbiamo fare una foto. Io a casa ho un cartello con tutti, diciamo, i miei amici, cugini, re di Spagna, regina d'Inghilterra, e vorrei mettervi voi in questo cartello, perché ormai fate parte della mia bravo. Facciamo la foto, ci andiamo? Ti autorizziamo. Ti mi autorizzate? Si può appendere vicino ai regali. E ai reali. Sei pronti? Guardiamo lì. 1, 2, 3. Hai visto, tornato? Prima di partire sono venuto a salutarti, Aspetta che devo chiudere qua. Sei cresciuto con me qua, eh? Avevi un giorno quando sono venuto. E adesso ne hai 3.